Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Cavessa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. Questa sì che è musica, amici. I tifosi non smettono di cantare un attimo ed è davvero emozionante essere qui. Si respirano passione e appartenenza. Speriamo di vederle anche in campo. Partita già in corso di svolgimento. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Dembélé. Giroud. Palla a Dembélé. Serve il compagno più indietro. Qui marcatura asfissiante. Decide di cambiare gioco. Riceve il pallone lungo dalla parte opposta. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Mi piace molto Olivier Giroud. Se ce l'hai in squadra vuoi sempre approfittare del suo gioco di sponda per gli inserimenti dei compagni. Lui dà il meglio di sé spalle alla porta e poi nelle partite che contano risponde sempre presente. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. C'è l'opportunità per il contropiede. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Chance per tirare. La mette in mezzo. Il pallone è stato colpito troppo forte. Tchouaméni. Hernández. La gioca a sinistra. Mbappé. Supera il diretto avversario. La recupera di forza e senza tanti complimenti. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Raccoglie il lancio lungo. Può andare! Occasione da rete! Si iscrive al tabellino dei marcatori! Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Qui è molto da apprezzare il movimento a smarcarsi, certo, ma la difesa non è esente da colpe. Si riparte dall'1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Sulla destra. C'è il cambio di lato sull'altra fascia. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Splendido dribbling qui, gran giocata.
La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. Ecco il tiro! Ecco il cross! Di nuovo lui! Autogol, ma come ha fatto? Un errore incredibile! E qui anche sfortuna. Può succedere, eh? Però un regalo così non andrebbe fatto. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. Intervento bello ed efficace. Mbappé. C'è Giroud. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Opportunità di ripartire. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Upamecano, Hernandez, la mette sulla sinistra, Mbappé, si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Dembélé se ne va. There will be one minute added time. Cross deviato dal difensore, corner. Calcio d'angolo battuto corto. Pavard. Cross di Pavard. Salta e colpisce di testa. Palla in fondo alla rete. Proprio l'ultimo respiro di questo primo tempo. Non un colpo di testa difficile, ma l'esito regala la stessa soddisfazione. Senza dubbio un bel gol, ma ancor più bello è stato il cross. Forte quanto basta per sorprendere la difesa. Number 14, Rabiot. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a premere un tè caldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. Non sono mancate le occasioni nei primi 45 minuti di gioco, come dimostrano anche i tre gol messi a referto finora. Il risultato è ancora in bilico e gli allenatori hanno di che riflettere prima che le squadre rientrino in campo per il secondo tempo. Tra un quarto d'ora sapremo se ci saranno modifiche tattiche o cambiamenti nelle formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi frizzanti e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Un vantaggio di misura che dovrebbe quantomeno garantire una seconda frazione di pace. Tutto è dunque ancora da decidere ed entrambe le squadre approfitteranno della pausa per riordinare le idee. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Movimento brillante alle spalle della difesa. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Vede la porta da qui, occhio che tira! E hanno sfiorato il gol. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Scodella in avanti.
parte Giroud. Giroud! Bella parata! Perfetta la parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Opta per il tocco corto. Prova sul secondo palo. Va di testa! Insacca le spalle del portiere. Bello il cross, ottima conclusione. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. E hanno completamente riaperto la gara. Beh, ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Una lezione magistrale su come si difende. The attendance for this match was 28,599. Ecco Griezmann. Passaggio sulla destra. Dembélé è libero e può calciare da lì. Chiedono il corner e l'arbitro è d'accordo. Decide di giocare la corda. Un inserimento perfetto, Fabio. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Mbappé! L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Intercetta il pallone, ben fatto. Giroud ha la possibilità di andare verso la porta. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. La riprendo immediatamente. È riuscito a passare. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Ha provato a superare la difesa in velocità, ma gli avversari sono stati bravi a leggere il suo movimento. Giroud! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Giroud ha un grande senso del gol, ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Trattamento speciale per alcuni giocatori, vedo marcature a uomo. Il gioco duro non è più tanto tollerato nel calcio di oggi, ma alcuni difensori sono molto bravi ad avvicinarsi al limite senza superarlo. Riceve la palla, la gioca sulla destra, la palla viene rigiocata verso l'interno. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo, uno sforzo encomiabile. C'è Giroud. Allarga il gioco a destra, può cercare il taglio in mezzo e passa! Occasione d'oro! Tocco preciso!
riceve il passaggio, attenzione al tiro, un palo clamoroso. Rabiot ha già segnato in questa partita, passa il pallone però male, ci mette una pezza, continua l'azione, la riconquista, possibilità di tiro, tenta la conclusione e il palo salta al portiere. Arriva il momento del primo cambio, serve mischiare un po' le carte. Il suo ingresso in campo mi sembra una dichiarazione di intenti piuttosto lampante. Serviva un'iniezione di energia ed è quello che gli chiedono allenatore e compagni. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo, forse il colpo di fortuna decisivo. Un Kunku ha cercato la giocata nello spazio ma non riesce, allarga il gioco con palloni a sinistra, se ne va, è tutto, l'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo, ce l'hanno messa tutta è vero, ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. Partita di pura tecnica dove le squadre hanno pensato solo a giocare, il risultato è zero cartellini e tanta correttezza. Come giudichi la partita che abbiamo appena finito di vedere, Luca? È stata una grande impresa di squadra. Hanno colmato il divario tecnico con gli avversari con una prestazione a tutto tondo, fatta di sacrificio e tenacia. Siamo ai titoli di coda. Al commento tecnico c'era...